Buonasera, riprendiamo il nostro trattato di Pesach. Mi sono il quinto capitolo, a pagina 59A, alla quinta riga, appunto di pagina 59. E stavamo vedendo l'ordine delle operazioni che vengono fatte nel Beit HaMikdash di pomeriggio. Il nostro problema, ricordo, è sempre quello di posizionare all'interno della giornata nel Beit HaMikdash il Corban Pesach, dal momento che quello che è emerso sinora dalla Gemara, l'ultimo sacrificio che viene fatto durante la giornata in condizioni normali è il Corban Tamid Sheben Ha'Arba'im, cioè a dire il sacrificio Fisso perpetuo pomeridiano. E invece adesso dalla Gemara ci stiamo accorgendo che ci sono tutta quanta una serie abbastanza nutrita di azioni rituali, che appunto vengono eseguite dopo il sacrificio perpetuo e fra queste il Corban Pesach. E adesso il gioco che stiamo affrontando è quello di cercare di posizionare il Corban Pesach all'interno di questo discorso. Per questo avevamo visto alla fine di pagina 58b una baraità riguardo appunto l'ordine delle azioni che venivano effettuate nel tardo pomeriggio. Danu Rabbanan, Tamid Kodem la Pesach, Pesach Kodem la Ktoret, Ktoret Kodem et la Nerot, cioè quindi il Korban Pesach viene, scusate, il Korban Tamid viene prima del Korban Pesach, cioè quindi il sacrificio perpetuo viene fatto prima del sacrificio del Pesach, Pesach Kodem la Ktoret, appunto il Korban Pesach precede la combustione del Ketoret, dell'incenso nel Beit HaMikdash, Ktoret, Kodemet, Lanerot. Invece la combustione del Ketoret precede l'accensione dei lumi della Menorah. Ricordo che avevamo visto che il Ketoret e l'Enerot, appunto l'incenso e i lumi della Menorah, vengono accostati in maniera esplicita nella Torah, nella parasha di Tetzaveh, nel capitolo 30 del libro di Shemot. Abbiamo letto i versi la scorsa volta, li troviamo accostati e troviamo che anzitutto quei rituali nella parasha di Tetzaveh vengono descritti come effettuati ben a Arba'in, da una parte, cioè sono rituali pomeridiani. Dall'altra parte però vedremo, c'è un aspetto che fa portare avanti le Nerot, che è quello che le Nerot devono essere accese poi tutta quanta la notte, no? Cioè da Merev ad Boker, ci dirà la Torah, da sera sino a mattina, cioè quello delle Nerot, dei lumi, è il rituale, insomma, che accompagna tutta quanta la notte nel Beit HaMikdash. Quindi dice la nostra Gemara, all'inizio di pagina 59, abbiamo visto la scorsa volta, Yukar davar shenemar bo berev ben arba'in, davar shelo nemar bo berev e la ben arba'in bilvad. Venga posticipata una cosa rispetto alla quale è detto, berev uven arba'in, la sera uven arba'in, e il pomeriggio. Di cosa sta parlando qui? Sta parlando del Corban Pesach. Se vi ricordate, avevamo visto che in un versetto nella Parashah di Re, nel libro di Devarim, c'è scritto: Tisbach et a Pesach Berev, sacrificherai il Corban Pesach Berev la sera. E poi, invece, nella parasha di Bo, altro testo fondamentale del Corban Pesach, c'è scritto: Beshachatuoto kol keal adat ben Israel ben Arba'in, cioè tutta quanta la congrega di Israele dovrà shachtarlo ben Arba'in, ma di pomeriggio. Cioè, quindi noi abbiamo inquadrato il Corban Pesach nel pomeriggio sera, sostanzialmente. Mentre il Corban Tamid, in maniera molto chiara ed esplicita, è scritto nella Torah, verso che conosce la memoria, Vetakeves Hasheni Taaseh ben Ha'Arba'in, no? La parasha del Tamid, parasha Pinechas, che leggiamo tutti i giorni nella Tefillah, diciamo Vetakeves Hasheni, quindi il secondo animale, Taaseh ben Ha'Arba'in, farai di pomeriggio. Cioè, quindi è pacifico, secondo questa fonte, che il Corban
Korban Pesach viene dopo il Korban Tamid. Adesso il problema qual è? È posizionare le altre due cose, cioè il Kedoret e l'Enerot. Cioè potrebbe darsi, adesso ce lo dirà la Gemara, che Kedoret e Enerot, appunto incenso e lumi, vengono prima del Korban Pesach magari. Cioè perché dal versetto che abbiamo visto la scorsa volta nella parasha di Tetzaveh sembra nuovamente chiaro che tutto quanto avviene ben a Arvai, lì pomeriggio, e adesso quindi questo ci porterebbe il Korban Pesach in pole position sostanzialmente. Vediamo che succede. Bilvat, Yahi, Ktoret Venerot, Nami, Mikdemule Pesach. Appunto, se è così, cioè se questo è il ragionamento, Ktoret Venerot, appunto l'incenso del Venerot, Nami, Nam in ebraico anche, Mikdemule Pesach, vengano anticipati rispetto al Korban Pesach. Io guarda varci nel marbo bene come in arba in da varci nel marbo e la ben arba in bilvato che va a ripropone il ragionamento, no? Viene posticipato una cosa per la quale è detto sera e pomeriggio rispetto ad una cosa per la quale non è detto altro che solo il pomeriggio. Di cosa sta parlando qui? Sta parlando del Kedoret e delle Nerot, d'accordo? Cioè per Kedoret e Nerot in base appunto ai nostri rilevamenti di natura linguistica viene utilizzato il medesimo termine che viene utilizzato per il Korban Tamid Ben Arbaim, per il sacrificio pomeridiano. Se è così, allora il Korban Pesach, che abbiamo già dimostrato viene dopo il sacrificio pomeridiano, verrà dopo pure Ketoret e Nerot. Ci state? Noi stavamo qui l'altra volta. Risponde la Gemara, sesta riga siamo, Shani Adam, Demiet Rachamana, Otò. Ah, qui noi troviamo quello che si chiama tecnicamente un mute. Mute. Mute è una esclusione, cioè esclusione o un'esclusiva in questo caso. In che senso? Che vedremo che queste mitzvot, cioè le mitzvot del Ketoret e delle Nerot, hanno una caratteristica particolare che li distingue rispetto al Korban Pesach. Cioè c'è una parola nella Torah che porterà a rendere le Nerot e di conseguenza l'imbalzo del Kedoret che è accomunato nel versetto assolutamente, assolutamente unica come mitzvah, no? Per cui dice Shani Adam di Mietra Hamana Oto, cioè è differente, cioè perché qui rispetto alle Nerot troviamo una esclusione, detania, poiché abbiamo imparato me erev ad boker. Cioè abbiamo imparato nella Torah, il versetto che ci dice me erev ad boker, dalla sera fino alla mattina. Vedete il versetto? Lo trovate nella... Sì. Che sì. No, Qui, versetto qui. quello è un pezzo Ah, del vabbè. versetto. Il versetto intero lo trovate a destra. C'è una cosa che c'è scritto Torah Ora Shalem, vedete, in questa edizione vengono citati i versetti della Torah, vengono riportati per interi i versetti citati all'interno della Gemara. Abbeo al Moed, Mikutz, la Parochet, Asher, Edut, Yarokoto, Aaron, Uvanav, Me'erev, Adboker, Lifnei Hashem, Chukat Olam, Ledoratam, Me'et, Bene Israel. Appunto siamo nella Parashah di Tezzabè nuovamente nel capitolo 27 del libro di Shemot, grazie. Capitolo 27, vedete verso 21, Kavzain Kafalef. Proprio all'inizio della parasha di Tezzabè, secondo versetto, nella tenda della radunanza. Fuori alla tenda che è dinanzi alla testimonianza, cioè all'Aron, Aron e i suoi figli lo prepareranno in modo che arda dalla sera alla mattina dinanzi al Signore, regola invariabile per le loro generazioni da osservare da parte dei figli di Israele. Qui, nella traduzione ci salta un aspetto importante, che è quello del numero delle parole utilizzate dalla Torah e soprattutto il modo in cui la Torah si sarebbe potuta
esprimere. Cioè, perché qui appunto nella Torah c'è scritto Yaroch Oto Aaron, cioè Aaron lo preparerà. Yaroch Oto. Questo Oto grammaticalmente è un complemento oggetto, cioè è un et coniugato semplicemente. Adesso normalmente la Torah non si esprime in questo modo, cioè questo modo di esprimersi, secondo la Gemara in generale, se facciamo un'analisi linguistica, è un modo sospetto, cioè perché questo Oto in realtà non servirebbe, la Torah avrebbe potuto dire Yarchenu, semplicemente, no? Con un'unica parola. Cioè questo Oto quindi è considerato una parola in più all'interno del testo della Torah che serve per essere spiegato. Cioè noi qui adesso introdurremo, cioè proprio attraverso questa parola in più, una norma ulteriore rispetto a quella che la Torah già vuole esprimere. Cioè la Torah qui molto semplicemente dice che la menorah deve essere accesa mere bat boker, da sera a mattina. Quello to serve a dirmi che non ci stanno altre cose che hanno questa medesima caratteristica, cioè quella è l'unica cosa, cioè quello Oto non vuol dire lo preparerà, cioè vuol dire preparerà solamente quello Quello è diventato. e non, appunto, non preparerà altre cose, no? Spiega intanto la Gemara, cosa vuol dire mere bat boker, adesso cioè che i Quanim stanno tutta quanta la notte a pensare a menorah, no, quella va da sola, no? Uno accende e va, intanto dicono Ten lammi da ta, shete doleket, me ereva ad boker. Intanto, ten lammi da ta, cioè dalle alla menorah, mi da ta, la sua, mi da la sua misura, shete doleket, che sia accesa, me ereva ad boker, da sera a mattina. Come funzionavano con la menorah? Cera, olio, non si A chiama olio. olio, si riempiva. Abbiamo visto adesso, no? Ah no, scusa, l'abbiamo visto. Leggo il versetto prima rispetto a quello che abbiamo letto ora. Tu poi ordinerai ai figli di Israele che ti rechino olio d'oliva puro vergine per l'illuminazione, per alimentare, cioè il lume che deve ardere quotidianamente. Cioè, quindi durante la notte l'olio arde per tutta quanta notte. E per fare questo, dice la Gemara, bisogna dare una misura di olio, shete doleket mere bat boker, che sia acceso da sera sino a mattina. E chiaramente la misura deve essere una misura tale da rimanere accesa per tutte quante le notti invernali, che sono più lunghe, no? Cioè, quindi si prende la misura massima e questo è sufficiente per qualsiasi notte sostanzialmente. Quindi la menorah può affrontare qualsiasi notte. Davaracher, altra cosa, en lecha avodashek shera merevat boker e la zobilvat. Altro insegnamento, Davaracher, che si aggiunge a quello precedente, en lecha avodah, non hai una avodah, non hai un avodah vuol dire servizio del Kohen dentro al Bet HaMikdash, shera merevat boker, che sia Me ere bat boker da sera alla mattina e la zobilvat, se non questa. E quindi questo servirebbe per escludere qualsiasi altra cosa che venga fatta di notte, cioè quindi il nostro Corban Pesach attraverso questa argomentazione viene già ricacciato indietro rispetto a quello che volevamo dire, cioè l'avevamo proiettata avanti, ma la menorah in questo modo si è riportata in pole position. Maitama. Qual è il motivo? Chiede la Gemara. Cioè, abbiamo dato questo insegnamento. Qual è l'origine testuale? Abbiamo già visto. Amarcherà, dice il versetto, Yerochodò Aaron, Wanav, Merevat Boger. Appunto, Aaron lo preparerà, Aaron e i suoi figli, Merevat Boger, da sera a mattina, e dice, Oto Merevat Boger, Venta Veracher, Merevat Boger. Cioè, quello, l'accensione delle Nerot, merevat boker, da sera a mattina, ve'en davaracher, e non c'è un'altra cosa, merevat boker, che sia da sera a mattina. Ve'itkash ktoret le nerot. Ve'itkash, cioè qui abbiamo un hekesh. L'hekesh è una delle tecniche che Chachamim utilizzano per spiegare la Torah. Abbiamo un accostamento
testuale, concettuale, fra Ktoret e Nerot, cioè fra l'incenso e i lumi della menorah. Vitkash Ktoret e Nerot. Dice Rashi, guardate colonna di destra, Vitkash Ktoret e Nerot, ma Nerot en avodak sherachareya, cioè come per le Nerot en avodak sherachareya, non c'è una avodah kshera acharea dopo di lei, cioè nessuna avodah all'interno del Bet HaMikdash ha la sua collocazione temporale dopo le Nerot, così anche per il Ktoret, Aftoret è una avodah kshera acharea, non c'è una avodah che sia adatta dopo del Ktoret. Ci siete? Sì. Betania chi kushian Betania, adesso appunto viene riportata ora un'altra baraità che riprende la nostra cuscia, cioè cuscia la nostra difficoltà che avevamo sollevato, cioè perché non portare avanti il Korban Pesach. Tamid kodem la Ktoret, Ktoret kodem et la Nerot, Nerot kodmot la Pesach. È molto chiaro, no? Cioè il Tamid Kodem la Ktoret viene prima del Ketoret, Ktoret viene prima delle Nerot e Nerot vengono prima del Korban Pesach. Qui in questa fonte l'ultimo chi è? Korban Pesach è l'ultimo, cioè quindi è esattamente quello che volevamo, no, al contrario, ma è quello che volevamo dimostrare, no? Betania di Kushian, cioè appunto questa varietà va a braccetto con la nostra obiezione che avevamo riportato. Yukar davar shene barbo ba'erev o ne arbai shelone barbo e la ben arbai bilvat, cioè per cui venga effettivamente portata avanti una cosa per cui è scritto ba'erev o ne arbai, la sera e il pomeriggio, cioè il Korban Pesach, ne davar ad un'altra cosa per la quale non è scritto se non ben arbai di pomeriggio. Questo varrebbe sia per il Korban Tamid che per il Ktoret che per l'Enerot, quindi non tiene conto del Rotò, quindi perfetto, è esattamente quello che diceva Gemara, Vea Activo To risponde la Gemara, no? Vea appunto come obiezione c'è scritto Activo o To, appunto prima avevamo dimostrato che l'Otò dava un senso di esclusività e di superiorità al Ktoret e Nerot. Rispondeva la Gemara, aiutò, mi baele le maute a vodash bifrim. Umai mio Ktoret. Cioè quel aiutò, cioè quel otò, cioè quella parola otò all'interno del versetto, mi baele di serve le maute, nuovamente per fare un mute, per escludere avodà, un servizio shebifnim, che è interno, cioè interno cosa? Interno alle pal che c'era nel Bet HaMikdash. Cioè adesso cosa intende dire qui la Gemara? Che in realtà quello to che viene riconosciuto per l'Enerot serve ad escludere un tipo di avodà che è assimilabile in qualche modo a lui, no? Che è in qualche modo assimilabile alla menorah, cioè non è che viene a escludere qualsiasi cosa ci sia nell'universo, no? D'accordo? Viene a escludere una cosa ben precisa e sotto certi aspetti simili, e simile a costato che è il Ktoret proprio. Perché io dal versetto cosa capisco? Cioè prima ho fatto un hekesh, no? Cioè prima ho detto che Nerot e Ktoret vanno assieme, molto bello, ma non si possono fare assieme. Quale viene prima? Risposta o to? In che senso? Che è vero, sono assolutamente paragonabili, ma Nerot vengono dopo, perché quello to serve a escludere, quindi a anticipare il Ktoret. Quindi l'ordine tra i due qual è? Sempre Ktoret e poi Nerot. Adesso però il Korban Pesach non è un avodah shebifnim, non è un tipo di lavoro interno, cioè non viene fatto dietro le falde, viene fatto fuori il Korban, no? Viene fatto nella Zara,
sostanzialmente, no? Cioè nel cortile esterno del tempio. Ora, appunto, come la mettiamo? Cioè, se non viene escluso, cioè se non ho più quello o do a portarmi avanti che do e prenderò il colpo a pesa, potrebbe tranquillamente venire dopo, come dice questa barità. Quindi, salca da cammina. Ah, quindi, mai niu, dice la Gemara. E qual è questa avodà che viene esclusa? È il ktoret. Guardate Rashi che spiega il ragionamento in tre parole. Quello che comincia con Aule Maute Avodash e Biftin. Saltiamo uno che riporta solamente un riferimento a Massachet Yomah, al trattato di Yomah. Au, cioè Aule Maute Avodash e Biftin, cioè quello do serve per escludere un Avodash e Biftin, un servizio interno, servizio in camera, no, come si dice? No, non è vero. Servizio, au, auto, cioè quello do, lav le Maute Pesach Ata. Lav, non le maute Pesach, per escludere il korban Pesach ata. Ata in aramaico vuol dire ba, è venuto. Cioè quindi non viene a escludere il korban Pesach, scegli avodat kutz, perché il korban Pesach è un servizio esterno. Demistabra, perché è logico, è plausibile. De chica mamita avodat pnim, de chavate kamamit. Perché? De Hamamit, perché quando esclude Avodat prim de Havatah Kamamit, un servizio interno de Havatah, che è come lei, cioè come il Nerot, Kamamit esclude. Cioè, quindi quando viene a escludere qualcosa, viene a escludere qualcosa che è simile a lei, l'accensione delle Nerot. Nerot, Avodat Pnim, appunto il Nerot è un servizio interno. Ktoret Avodat Pnim e l'accensione del Ktoret è un servizio interno ugualmente. Ci siete? Continua la Gemara. Salka da Tachamina o ilukti bovalot aron taror e tanerot ben arba imiatirenna ema nelik nerot beresh. Veadar naktir ktoret. Cioè, perché la Torah si è espressa in questo modo? Salka da Tachamina, perché avrei potuto dire che uiluktiv, dal momento che c'è scritto, versetto, nuovamente citazione dalla parasha di Tezabè, questa volta proprio alla fine della parasha. Dice allora, uvalot Aaron et Tannerot, cioè quando Aaron accenderà i lumi, ben arbaim yaktirenna. Ben arbaim, il pomeriggio, yaktirenna, accenderà, brucerà, ktoret tamid, incenso eterno, lifnei Hashem le dorotechem, dinanzi al Signore, le Torah Dechem, per le vostre generazioni. Qua te lo dicevo così, così pure la sera, quando Aaron accenderà i lumi. E questo è un incenso continuo che si farà dinanzi al Signore per tutte le vostre generazioni. Ktoret tamid, nel senso che è andato tutti quanti i giorni. Ok? Allora, da questo versetto, appunto, si impara che Ktoret e Nerot vengono accostati, cioè le cache di cui si parlava prima arriva da questo versetto. Vedete che all'interno dello stesso verso i due concetti vengono accostati e appunto accomunati dal punto di vista dell'inquadramento temporale. E quindi dice la Gemara, in base a questo versetto, come la mettiamo? Cioè come piazziamo questi due elementi. Hema nadlik nerot beresha. Avrei potuto dire che nadlik nerot beresha. Nadlik, accendiamo, nerot, i lumi,
Berescia, Bathala, all'inizio, Vaadar e poi Naktir Toret e poi bruciamo il Kedoret. Cioè, effettivamente il versetto che fa parla prima del Nerot e poi parla del Kedoret. Ci state? Mietra Hamanauto. E là, Ben Arbaim, Yaktirenna, Lammali, cioè qui troviamo una esclusione. E là, Ben Arbaim, Yaktirenna, Lammali, Achi Kamar Rahamana, così ci ha detto la Torah, Veidan, de Madleket, Nerot, Tehe, Miktraktoret, cioè nel Idan, in aramaico è Sman, nel tempo. De Madleket, Nerot, cioè quando vengono accese le candele, Tehe, Miktraktoret, il Ktoret sia già acceso. Guardate Rashi, Tehe Miktraktoret, Kvar Tehe Mekuteret, già sia Mekuteret, bruciato, acceso l'incenso. Cioè quindi questo cosa vorrebbe dire? Che la Torah, tra i due, porta le Nerot dopo il Ktoret, cioè quindi fra i due abbiamo prima Ktoret e poi Nerot. Ci state? Bene, vediamo un attimo le note, se c'è qualcosa di rilevante su questa parte. Dove siamo? A che punto siamo? No, questo lo so. Ok, abbiamo finito il 3. Allora, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3. Ci sono note cose su questa parte, no? Niente, no. Meglio così. Ah no, c'è solamente la nota 3. 3, no. Ah no, quella l'abbiamo fatto, no, niente. Vabbè. Meraviglioso. Allora, Tanu Rabbanan. Riprendiamo la Gemara. Adesso iniziamo ad affrontare un altro discorso, sempre che riguarda il Tort, che riguarda l'incenso. Tanu Rabbanan hanno insegnato i nostri maestri in una varietà. El Kadavar, Shekodem, Ladamich, Shachar, e l'Aktoret Bilvat. Shenemar, Ba, Baboker, Baboker. Adesso stiamo parlando del Ktoret e continuiamo a parlare del Ktoret, sempre all'interno della parasha di Tetzavé, al capitolo 30, al verso 7, dove è scritto, che è il versetto prima di quello che abbiamo detto poco fa, Veiktira la Baron Ktoret Sammim, Baboker, Baboker, Vetivò et Anirot Yaktiren. Su questo altare Aaron farà ardere, vi ricordate che avevo detto che c'era l'altare d'oro, no? All'interno del Bet HaMikdash, che era un piccolo altare interno che veniva utilizzato per il Kedoret, che era di legno ricoperto d'oro. Allora, su questo altare, appunto su questo altare d'oro, Aaron farà ardere l'incenso aromatico. Ogni mattina, quando acconcerà le lampade, lo farà ardere. Il problema qual è nella traduzione? È che nuovamente si saltano delle parole. La Torah dice, quando parla del Ketoret, Viktira lavaron Ketoret Samim, Baboker Baboker. E di mattina, due volte, no? Abbiamo visto pure quando avevo parlato del cambio dei pani, no? Beyom HaShabbat, Beyom HaShabbat, Yarchenu. Abbiamo visto, c'era scritto due volte. Qui abbiamo Baboker Baboker contro il Korban Tamid, Sherben Arbaim, per il quale avevamo letto che, scusate, c'è il Boker, quello della mattina, C'è una c'è volta scritto, no, attenzione, non parlo del pomeriggio, ma qua l'abbiamo visto questo pezzetto, lo conosce a memoria pure questo, Tachavesakat Tase Baboker c'è scritto, no? Cioè uno viene offerto Baboker la mattina, quindi abbiamo una doppia mattina contro una mattina sola sostanzialmente, no? No, quindi qua ci dice la
la chiamerà en le cadavar. Non hai una cosa, Shekudem le damicce il shachar, che preceda il sacrificio del mattino e la ktoret bilvat, se non il ktoret. Shenemar baboker baboker, per il quale è detto baboker baboker, di mattina. Shekudem le damicce il shachar, baboker baboker, e per cui venga anticipato il ktoret, per il quale è scritto baboker baboker, diktiv, perché è scritto nella Torah, Viktira, Avaron, Ktoret, Samim, Baboker, Baboker, ben se tu abbiamo visto ora, le Davarcelone Marbo e la Boker Echad, ad una cosa per la quale non è detto se non Boker Echad, una sola mattina. Beh, e le Kadavare, non c'è una cosa, Shemitakeva, Hatta, Michel, Ben Arbaim, e la Ktoret, Venerot, o Pesach, come Kossar, Kippurim, beh, Erev HaPesach, Shetovel Shenit, Beocheret Pischo, l'Erev. E non hai niente che sia protratto, insomma, dopo il Tamicher Ben Arbaim, dopo il sacrificio pomeridiano, se non Salvo. salvo, Ktoret, punto di incenso, Nerot, Pesach, già lo sappiamo, o Mekussar Kippurim, Be'erev HaPesach, Mekussar Kippurim, cioè uno che Mekussar, Chaser, a cui manca Kippurim, Kappara, cioè a cui manca espiazione, adesso dobbiamo capire esattamente di che caso si sta parlando, Be'erev HaPesach, la vigilia di Pesach, Shetovel Shenit, che fa la Tevilah Shenit, una seconda volta, Beocheret Pischo l'Aheref, e mangia et Pischo il suo Korban Pesach, l'Aheref a sera. Mekusar Kippurim, guardate Rashi, Kegon Metzorah Ozav, Sheshachach velo evi kapparadò kodem ledamit. Viblo yevienu lo yochal pesach de mechusar kippurim asur bakodashim benushkaret. A che con, ad esempio, un mezzorà. Uno che è stato colpito da Zarat, no? La Torah, la Parashah di Metzorah, appunto, descrive tutto quanto il rituale che doveva fare, i sacrifici che doveva portare una volta guarito dalla Zarat, proprio l'inizio della. È un po' lungo, vabbè. Comunque, la Parashah di Metzorah sostanzialmente dedica una discreta parte alla descrizione di questo rituale. Adesso uno che arriva era sbadato sostanzialmente e si dimentica di portare il sacrificio, era il pomeriggio tutto quanto trafelato al Bet HaMikdash e arriva dopo che hanno fatto il Korban Tamid, cioè ne so, lui pensava che il Korban Tamid si faceva l'8ª ora e mezza come si fa sempre, invece arriva la vigilia di Pesach e l'hanno anticipato, no? Adesso che cosa fa sostanzialmente? Questa è la domanda. Perché ci spiega Rashi, che il Mekusar Kippurim, cioè quello che non ha espiato sostanzialmente per mezzo del sacrificio, no? Perché l'espiazione come avviene? Cioè quando viene gettato il sangue del sacrificio sopra l'altare abbiamo l'espiazione per appunto. Se non c'è stata espiazione, questo potrà mangiare poi la sera del Korban Pesach? Domanda? Risposta, manco per niente. Alla pena del Karet, in questo caso, cioè un Mekussar Kippurim che mangia i sacrifici senza aver espiato quello che doveva espiare, perché l'essere mezzorà non è una colpa, è uno stato sostanzialmente. L'altro caso che riporta la scia, ad esempio, è quello del Zab, una persona che ha delle emissioni di liquido
strane, insomma, dall'organo sessuale, cioè una specie di seme, cioè una specie di scolo come condizione, possiamo dire, no? E appunto noi abbiamo nella Torah Zav, che è questo, e Zavah invece è una donna che ha perdite di sangue al di fuori del ciclo mestruale. E dipende poi appunto quanto tempo secondo la Torah si perpetua questa perdita, cioè se è un giorno, 2 giorni, si parla di Zavah Ktanah nella Mishnah, poi cioè come regola viene recepita dai maestri. Se si tratta di 3 giorni si parla di Zavah Gdolah e deve fare Shivah Nekim, cioè deve aspettare poi 7 giorni prima di fare la Rivilà. E in pratica al giorno d'oggi, nella costruzione logica delle regole della Nidah, si applica sempre questa regola della Zavah Gdolah, sostanzialmente, che è la regola più rigorosa possibile, no? Per cui si dice che Benot Israel, che i figli di Israele sono state rigorose e fanno questi Shivah Nekim, pure se vedono una goccia di sangue come un grande quanto un grano di senape, sostanzialmente, cioè per qualsiasi perdita aspettano Shivah Nekim, cioè, e questo spiega pure perché insomma le norme della Nidah rispetto a quello che noi leggiamo sulla Torah sono così tanto stringenti, ma non è questo il punto. Il punto è questo: allora, questi due sostanzialmente, il Metzorah e Zav, non hanno ancora portato il sacrificio. No, guardate, che con Metzorah Zav, Sheshachah, che si è scordato, Veloe Vikapparadò, e non ha portato la sua Kappara, quindi il suo sacrificio espiatorio, Kodem la Tamid, cioè prima della Korban Tamid. Vimlo Yeviena, e se non lo porta, lo Yochal Pesach, non mangerà il Korban Pesach, che è un problema. Il Mekussar Kippurim, perché Mekussar Kippurim, cioè quello che si trova in questo stato per cui manca ancora dell'espiazione, Asur Bakodashim, gli è vietato mangiare Kodashim, cioè mangiare dei sacrifici, Korban Pesach appunto rientra in questa categoria, Menush Karet, e non solo, cornuto e mazziato, come si dice, no? E ha la pena del Karet, cioè quindi per lui a questo punto diventa estremamente importante portare questo sacrificio dopo il Korban Tamid. E qui viene la Gemara a dirci che questo è uno dei casi per cui abbiamo una eccezione. Cioè questo qui che fa, quindi Mekussar Kippurim, Be'erev HaPesach, la sera di vigilia di Pesach, Shetovel Shenit, che fa una seconda Tevilah. Guardiamo, Rashi, Shetovel, Afalpi Shetaval Etmol, e anche se Taval Etmol ha fatto la Devilah Etmol, ieri, il giorno prima, Bashvishelo nel settimo giorno, cioè Zav che fa, appunto ha 7 giorni, e poi può fare la Tevilah, e l'ottavo giorno poi porta i sacrifici. Ah, questo qui che fa quindi? Bashvishelo ha fatto la Devilah, bravissimo. Tzarich litbol, cioè pure se ha fatto la Devilah Bashvi, Tzarich litbol deve rifare la Devilah Achar Shevi Kapparadò, dopo che ha portato la sua Kappara, quindi il suo sacrificio espiatorio, Titrar Chomer Bakodesh, cioè il Masechet Chagigah, pagina 21 c'è scritto, Aonen Mekussar Kippurim, Tzrichim Tvilah la Kodesh. Qui l'Onen e Mekussar Kippurim, e questo al quale manca lo step della espiazione, Tzrichim Tevilah Lakodesh, hanno bisogno della Tevilah Lakodesh per mangiare i sacrifici sostanzialmente, no? È un caso simile a quello che viene descritto all'inizio di Berakot, come nella prima Mishnah, no? Siamo questi qua che devono aspettare la sera poi per mangiare la teruma. Cioè, hanno fatto di là e devono aspettare sera per mangiare. Qui è la stessa cosa, cioè hanno portato il sacrificio, fanno di là un'altra volta e mangiano poi la sera il Korban Pesach. Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan,
Vishma è il figlio di Rabbi Yochanan ben Broca, Omer, Af Bechusar Kippurim, Veshari Mot Hashana, Shedovel, Bochel, Bakodashim, Laereb. Dice appunto questo maestro che in realtà il caso del Mechusar Kippurim non si parla solamente del Korban Pesach, ma si parla di tutti quanti i giorni dell'anno. Cioè, quindi Af Bechusar Kippurim, cioè pure chi deve ancora fare questo sacrificio espiatorio. Bishari e Mot Hashanah, negli altri giorni dell'anno, Shetovel, che fa la Tevilah, Yochel Bakodashim la Ereve, alla sera mangia Kodashim. Rashi, Ime Bishan Medava Kodematamid, Veoyam Kossar Kippurim, Im Noye Vika Paradò, non gli ho fatto tzlamab. Dichtiv, vechelu otam asher kuppar baem, halma akilat kodashim, asei ben annechalim la koanim, men annechalim le Israel. Qua vedi c'è un aspetto concettuale, come vedevi prima, Maurizio, rispetto alla cosa, no? C'è un aspetto tecnico, no? Che è questo, cioè... Se possiamo dire che anche la carne in qualche modo letteralmente vuole la sua parte. In che senso? Che la cosa importante è solamente la capparà, cioè il fatto che ci sia espiazione attraverso l'aspersione del sangue sull'altare, oppure il levante che pure poi un sacrificio se lo mangi una volta che l'ha offerto. Uno può dire, va bene, allora fate solamente l'aspersione d'aspergimento, cioè del sangue sull'altare e vado a casa, non vi preoccupate, ok? È possibile fare qualcosa del genere. Qua Rashi ci spiega, Vishari Matashanak, di che cosa si sta parlando? Ima Vishalmene Dava, cioè ha portato un Korban Shlamim volontariamente, ok? Shalmene Dava. Kode Matamid, Veuaya Mekusar Kippurim, cioè prima del Korban Tamid, cioè questi chiaramente sappiamo già che questi sacrifici sono i tipici sacrifici che vengono compresi tra il sacrificio del mattino e quello del pomeriggio. E appunto era Mekusar Kippurim, cioè però gli mancava l'espiazione all'interno del sacrificio. Lo yochal et shlamav, non mangi shlamav, questo sacrificio di shlamim, dirtiv, poiché è scritto nella Torah. Veacheluotam asher kuppar maem. C'è un versetto, sempre in Parashat Tetzaveh. Veacheluotam, cioè lo mangeranno, asher kuppar baem. Che, quando, potremmo intendere, kuppar, è stato già espiato. Asher kuppar baem. Forma verbale strana che compare poche volte nella Torah. Un secondo. Eccolo qua, verso 33. Ed essi mangeranno di ciò che ha servito a fare la purificazione per iniziarli e consacrarli. E nessun straniero potrà mangiarne perché sono sacri. No, quello dam sherku parbaem, le mallette dam le kadesh oram, besar lo yokal che kodeshem, dice la Torah. Ah, quindi, sherku parbaem, alma kilat kodashim, a sei. Cioè, allora dice, quello dam, come viene intesa questa cosa? A kilat kodashim, cioè che il consumo del sacrificio, a sei, è una mitzvah positiva della Torah. Ben nechalim la koanim, sia per quelli che vengono mangiati dai koanim, cioè il koan può dire verso sazio non mangio più, okay. È parte integrante del servizio, cioè come c'è la kappara, così c'è pure la parte del consumo. Ben nechalim di Israel, sia quelli che vengono mangiati da Israele, ci sono appunto alcuni sacrifici che vengono poi condivisi anche con gli offerenti. Vishlama
לתנא קמא, יבוא עשה לפסח שיש בו כרת, ותחה עשה דהשלמה שאין בו כרת. Allora noi quindi cosa abbiamo fatto? No? Cioè, abbiamo adesso due opinioni, la prima opinione che ci dice che fra le eccezioni abbiamo il segno di Kusar Kippurim ma solamente di Pesach, la vigilia di Pesach. L'altro invece dice no, questa cosa vale sempre, cioè perché dobbiamo concedere la possibilità di mangiare Shlamim alla sera a chi ha portato questo sacrificio. Per cui se viene Kusar Kippurim, dopo che era stato offerto il Korban Tamid nel Bet HaMikdash, comunque viene accettato per fargli mangiare poi il sacrificio alla sera. E, quindi dice Bishlama le Tanakama, cioè per il Tanakama, cioè per il primo estro che ha parlato, quello che dice che si tratta solamente del Korban Pesach come eccezione, Yavo a sede Pesach, venga a sede Pesach la mitzvah positiva del Korban Pesach, c'è Yesh Bokaret, per il quale c'è il Karet, cioè la persona che non mangia il Korban Pesach, senza motivo, insomma. Che lo mangia senza. Che lo mangia senza poterlo mangiare. Uno che non mangia il Korban Pesach, senza avere motivo per non mangiarlo. Ha il karet, cioè una persona che omette la mitzvah del Korban Pesach, che è diverso da quello che dicevi Ferruccio. Cioè dice uno che mangia senza poterlo mangiare, invece poi parlo uno che dovrebbe mangiarlo e non lo ha mangiato. Cioè poi dice io non ho fatto la milà, cioè il Korban Pesach e la milà sono l'unico due mitzvot a sé, per cui a fronte di un mancato adempimento senza un motivo per farlo comporta il caret come punizione, eh? È una pena di morte, diciamo, dell'origine divina, sostanzialmente non sappiamo esattamente in cosa consiste. Ci stanno delle opinioni, morte prematura, sì, qualcosa che ti esclude, appunto, non sappiamo se ti esclude dalla vita, dalla collettività, da riunirsi con i propri avi. Ci stanno varie idee, non è una cosa bella comunque. Sì, è desolante, insomma, come condizione. Fuori, in sostanza. Sì, cioè, infatti, uno che non ha tagliato, nel senso, viene tagliato fuori, no? Come si dice. Allora, quindi, dice, allora, per questa mitzvah del Korban Pesach ci sarebbe chiara eccezione, cioè alla fine ti stai giocando la vita, grazie che gli hanno permesso, adesso stiamo chiedendo una piccola deroga perché uno è arrivato tardi, no? Cioè, a fronte di una cosa del genere, cioè di una cosa come il Korban Pesach, per cui c'è il karet, cerchiamo di essere un pochettino comprensivi, no? E andando a inquadrare poi la cosa, dice appunto, si tratta di una mitzvah tasè per la quale c'è il karet, mentre l'ashlamà, cioè il fatto che tutti quanti i sacrifici devono stare tra il sacrificio del mattino e quello del pomeriggio, è un asè, cioè nel senso abbiamo tirato fuori in qualche modo dal versetto della Torah, però non ci sta il karet questa cosa, no? A questo punto cerchiamo di dare una spintarella e portiamola avanti, no? D'accordo? C'è un bocca detto. E là Bishmael ben asher bi Yohanan ben Broka, ma appunto quest'altro maestro Bishmael, figlio del Yohanan ben Broka, mai hul medeaia se meaia se, qual è la forza deaia se, cioè di quel a sé, cioè di quella mitzvah affermativa miai se rispetto all'altra mitzvah affermativa, cioè alla fine abbiamo qui la mitzvah del mangiare i kodashim per uno che era nel kusar kappara da una parte, e dall'altra ci abbiamo la shlamah, il completare tutti quanti i sacrifici tra il sacrificio del mattino e quello del pomeriggio. Come faccio a propendere per uno piuttosto che per l'altro? Cioè mettere il Korban Pesach, la cosa evidente, e quindi effettivamente l'eccezione per il Korban Pesach è giustificabile, l'altra anche no, insomma, chi ce lo dice? Allora, vediamo i rashi su queste parti. Ad Ashlama Ale Ashlem, cioè appunto quando si parla di Ashlama, di questo completamento, è quell'insegnamento che abbiamo visto già tante volte,
Alea, cioè dopo il Korban Tamid, Boker, Ashlem con la Kulam, cioè per cui completa tutti quanti i sacrifici della giornata. Ayase de Ashlama, Meayase, cioè la mitzvah affermativa della Ashlama rispetto all'altra mitzvah a sé. Quindi abbiamo una domanda, vediamo le note un attimo su questa parte e per la risposta devo rimandare alla prossima puntata perché stiamo per entrare in un pezzo un po' complicato. Che è interessante perché ci serve proprio per vedere tutte quante le varie categorie di sacrifici. Siamo arrivati al 4. A 4 righe, 5 righe dalla fine del pezzo qui sulla traduzione. Vediamo le note fino alla 10. Non so dove siamo. Ma siamo a pagina 10, 54, 10. 10, ok. Allora, e dobbiamo vedere dalla 6 qui, no? Ok, per rendere il significato abbiamo detto lo sistemerà, Yaroh Hotov, vi ricordate? Il testo avrebbe potuto aggiungere un suffisso pronominale al verbo sistemare, radice Arach, ottenendo un'unica parola, Yarchen, come dicevo prima, no? La scelta di separare il verbo Yaroh dal pronome Hotov mette in rilievo il complemento, aggiungendo un significato di esclusività. Sistemerà quello il lume e non altro. La qui interpretazione è che questa operazione è l'unica a essere praticata da sera a mattina e che quindi durante la notte non sarà fatto altro. Pronome do, lo e non altri serve per escludere un rito, l'incenso, che proprio come quello di lumi si svolgeva all'interno delle halle, cioè della parte interna del Bet HaMikdash, l'edificio, insomma. Sacrificio pasquale invece si svolgeva al di fuori delle halle, tutto veniva fatto nella Asara, nel cortile. Forse lo scriverei pure questo. Quindi il sacrificio pasquale segue l'accensione di lumi. Per il sacrificio viene scritto il primo agnello a fare di mattina, come dicevamo prima. Esistono alcune categorie di persone che devono portare un sacrificio di espiazione, come parte di un procedimento di purificazione rituale. Si tratta di un uomo che ha avuto una perdita di un liquido simile a quello seminale, Zab, e lo direi che si chiama Zab, o una donna che ha avuto perdita di fuori del ciclo mestruale. Ah no, c'è scritto ok, Zab o Zavà. Una persona colpita da Zaraat o una partoriente. Il sacrificio differisce per le diverse categorie e per le capacità economiche della persona. Cioè, questo è uno dei casi in cui abbiamo un corban che si chiama Oled e Yored, cioè che dipende dal censo, no? Cioè, per cui non c'è la flat tax, qui si applica invece a scalare in base al reddito, in base a quello come si permette, porta il sacrificio. Può essere da una fino a. Sì, può essere demanda, animale grosso fino alla farina, cioè sul fior di farina semplicemente e basta. Il procedimento di purificazione si conclude con l'offerta di un sacrificio e un'immersione rituale. Finché il processo di purificazione non è stato completato, è proibito alla persona mangiare cibo consacrato. Questo potrebbe essere il caso della persona che deve completare il processo di purificazione e porta un'offerta di Sharamim prima che sia stato fatto il sacrificio quotidiano del pomeriggio. L'offerente deve comunque completare il suo percorso di purificazione, deve prima fare il sacrificio di espiazione e poi l'immersione rituale per poter mangiare dalla sua offerta. Come esplicitato in Mishnah Negaim 14.3. Bene, allora per oggi ci fermiamo qua e alla prossima iniziamo a vedere la risposta. Abbiamo le subiot lunghette.